Ciao ragazzi, bentornati sul mio canale YouTube. Oggi vi porto come al solito la preview di quelli che sono i Team Tots usciti ieri. E stavolta si tratta della Eredivisie e del campionato cinese. Come al solito sarà un video un po' più lungo del solito, anche se comunque andremo più spediti rispetto alle altre volte, visto che soprattutto nel campionato cinese ci sono delle buste non indifferenti. Al termine poi dell'analisi di queste due squadre andrò anche a dirvi un paio di paroline su quelle che sono le SBC di Leao e di Lukaku. Quindi, senza perderci troppo in chiacchiere, direi di partire subito con la preview del team di Eredivisie. E il primo giocatore che andiamo ad analizzare è Hakim Ziyech, il quale ha ricevuto un upgrade per quanto riguarda il piede debole, passando da 2 a 3, 5 con stabilità, 1,81 alto normale, piede sinistro. Si tratta di una carta che, insomma, vista così sembrerebbe abbastanza valida, perché comunque ha un'ottima velocità, un'ottima finalizzazione, una top potenza tiro, ottimi passaggi, un'ottima agilità, un ottimo equilibrio, un'ottima reattività che lo rendono sicuramente molto 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 agile e scattante. Un ottimo parametro di freddezza, buono anche il controllo palla, il dribbling, eccetera. Per quanto riguarda questa carta rimane un grosso problema, sia il treppiede debole ma anche il discorso relativo all'ibridabilità, perché è una carta che si trova in una posizione di campo centrale, con una nazionalità particolare, con un campionato ancora più particolare, quindi a meno che non avete Icon non ce lo potete andare a piazzare in squadra. E onestamente io sto dicendo, non è che lo andrei a acquistare anche in quel caso, perché insomma non è né carne né pesce. Certo, magari l'unica cosa che potrebbe fare è essere messo lì in fascia a correre, ma insomma ci sono talmente tante di quelle carte più in meta che potete anche linkare in maniera più agile, per cui direi che si può tranquillamente bocciare. Andiamo avanti, troviamo Promes, come al solito uno dei più validi all'interno di questo team della Eredivisie. Infatti alto normale 1,74, 5 abilità, 4 piede debole, ottima accelerazione, ottima velocità, ottima finalizzazione, ottima potenza tiro, ottimi passaggi, infatti 93 di corto e 85 di lungo lo rendono veramente veramente efficaci nelle assistenze, 99 di agilità, 91 di equilibrio e 93 di reattività, anche qui uniti al body type non di quelli pesanti, lo rendono sicuramente molto agile, soprattutto in quelli che sono i micromovimenti con l'analogico sinistro, ottimo controllo palla, dribbling e freddezza. Promes sicuramente risulta essere più facilmente ibridabile, visto che ad esempio a sinistra abbiamo Tagliafico con il quale poterlo linkare, possiamo anche magari pensare di andarci a spostare un deviante vicino in un ipotetico 4-5-1, e questo qui ha tutte le carte in regola per poter fare bene l'esterno, quindi sia il sinistro che il destro, sia il CS che il CD, ma non lo sottovaluterei neanche da C o C. La punta, sapete che quest'anno io prediligo quelle con 5 piede debole sempre e comunque, ma anche la punta in un attacco a 2 sto Promes potrebbe andarla a fare, soprattutto una volta piccato magari da super sub può essere lanciato a gara in corso per fare danni. Quindi promosso il buon Promes, magari con uno stile d'intesa che gli vada a migliorare un po' magari il fisico, ma già c'ha tutte le statistiche al suo posto. Andiamo avanti, troviamo Donny van de Beek, 1,84 m, alto 3-3, un parametro di accelerazione un po' così, ma un'ottima velocità scatto, ottima potenza tiro e anche ottima finalizzazione, quindi diciamo che questo, se arriva in fase realizzativa, potrebbe anche darvi qualche soddisfazione, visto che c'è anche un ottimo tiro dalla distanza, ottimo passaggio corto, ottimo lungo, ottima freddezza, buon controllo palla, agilità 81, 76 di equilibrio, reattività 92, uniti a un 90 di forza e un'altezza comunque abbastanza importante, lo rendono sicuramente magari un po' pesante al pad, ma considerato che questo secondo me deve fare o il CDC o il CC in un rombo in un 4-4-2, magari ci potrebbe anche stare, è un tentativo al buon Van de Beek, glielo si può tranquillamente andare a dare, magari con Umbra, un Ancora, insomma i classici stili intesa che andiamo a dare a questo tipo di carte. Il prossimo è Idrissi, 1,83 m, alto normale, 4 di mossa abilità e 3 di piede debole. Bene, in questo caso abbiamo un parametro di accelerazione e di velocità ovviamente al top, lo vedete, entrambi 99, ottima finalizzazione e anche una buona potenza tiro, buoni sia i passaggi corti che quelli lunghi, un parametro di freddezza anche qui buttato, 99 di agilità, 89 di equilibrio, 84 di attività, uniti a un 84 di forza, sicuramente lo rendono abbastanza agile, ma non così agile per quello che appare sulla carta, perché sappiamo che insomma il parametro di forza tende ad appesantire parecchio quelli che sono i giocatori. Qui insomma rimane il problema dell'ibridabilità, in quanto a sinistra marocchino del campionato olandese non è proprio facile trovare dei link, ma va
vale lo stesso discorso magari di DJ, ovvero magari una volta piccato, avendolo non scambiabile, lo si può buttare nella mischia a gara iniziata, magari da esterno, perché col treppiede debole risulta comunque abbastanza limitato. Prossimo tagliafico, quello che in tanti dite che mi somiglia, 1,72 m alto, 3,2 piede sinistro, insomma un ottimo terzino, ottima velocità e ottima accelerazione, una discreta potenza tiro e anche finalizzazione, ottimi sia passaggi corti che quelli lunghi, parametro di freddezza molto boostato, molto agile, 93, 99 e 98 parametri di agilità, equilibrio e attività, 82 di forza che comunque sì un pochino lo appesantisce ma non troppo visto che comunque si tratta di un giocatore di 1,72 m, ottimi anche quelli che sono i parametri difensivi. Tagliafico sicuramente uno dei più validi all'interno di questo TOTS, perché magari essendo appunto un terzino sinistro lo potete facilmente linkare con delle icon, con degli esterni icona o ancora appunto con quel Promes se proprio magari li piccate in tandem o volete andarli a testare. Abbiamo poi il buon Blind, il quale entra a far parte di quella categoria di difensori totalmente inutilizzabili arrivati a questo punto del gioco, velocità scatto 65, accelerazione 83. Come al solito questo è quello che vi dico sempre, il piqué di questo TOTS, ossia un difensore che sì, ha tante stanze boostate, però risulta molto lento e addirittura aveva anche dei buoni parametri di agilità, però insomma bene, sto Blind non lo andrei ad inserire mai all'interno del mio team e neanche all'interno dei vostri team. Abbiamo Dumfries prossimo, uno che insomma l'anno scorso ci ha fatto vedere di cosa fosse capace, 1,88 m, alto normale, 3,3 m, e questo qui sicuramente risulta uno dei più validi, ottima accelerazione e velocità, ottimi passaggi, anche una gran potenza tiro, agilità 83, equilibrio 64, reattività 91, unita a una forza 95, questo sicuramente risulta abbastanza pesante, mi preoccupa anche un po' quel 64 di equilibrio e quell'85 di freddezza che mi sembra boostato giusto per farlo essere nel verde, ma insomma così è così. Però, vista comunque la carenza di terzini destri, a mio modesto modo di vedere, questo Dumfries potrebbe anche essere, diciamo, il da costa dell'Eredivisie, va visto però poi in game come va a rendere e se effettivamente rende per come ad esempio è stato l'anno scorso, però sicuramente promosso e da andare a testare. Il prossimo è sto misto, qua 3-3, insomma, veramente né carne né pesce, gli diamo proprio uno sguardo rapido, ma questo senso è totalmente inutilizzabile, mai bisognerei neanche di, forse di piccarlo, piuttosto lo fare volare nel DC. Portiere Bisou, anche qui lo possiamo tranquillamente saltare. Sto Cop Miners 3-2, anche qui, insomma, carte messe totalmente così, magari veramente per meriti avrà fatto una grande stagione, ma nelle nostre squadre foot non è che ci fa una bella figura. Abbiamo sto Dessert qui, 1,85 m, 3 di mossa abilità, 4 di piede debole, buona velocità e accelerazione, buona potenza tiro, buona finalizzazione, un buon passaggio corto meno il lungo, agile 87, equilibrio 83, attività 90, forza 97, quindi un tronco praticamente unito al 3 di mossa abilità, insomma né carne né pesce anche lui, non ce lo andrei a piazzare nelle nostre squadre. L'ultimo che ci rimane da andare a guardare è il buon Lisandro Martinez, questo qui è una SBC, se non ricordo male, o forse negli obiettivi. Se non gli obiettivi vale il solito discorso che tanto vale la pena sbloccarlo, tanto è gratis, 1,78 m, 3,3 m sinistro, normale alto, velocità e accelerazione, buoni parametri, una buona potenza tiro, ottimi passaggi sia al corto che lungo, agilità 90, equilibrio 89, reattività 88, ma forza 86 per un giocatore comunque di 1,78 m, fan sì che comunque risulti abbastanza agilotto, ma anche qui non per quello che appare sulla carta e non per quello che vi potete aspettare. Questo qui non è malvagio, più che da mediano, insomma, perché l'altezza non lo aiuta, non è, diciamo, Kanté Toti che può sopperire al problema dell'altezza, questo qui potrebbe fare tranquillamente secondo me il CC in un rombo, non con licenza di uccidere perché la finalizzazione non è proprio delle migliori, però insomma vi ripeto, se è gratis potete sbloccarlo, se è un SBC potete tranquillamente andare a evitarlo. Quindi per quanto riguarda TOTS di Eredivisie ci siamo e passiamo ad analisi di quello che è la squadra cinese. Ovviamente raga, vi ripeto, qui andremo molto più rapidi perché praticamente il main player di questa squadra è il buon Paulinho, alto alto 1,83 m, 4,4 m, ottima accelerazione e velocità, c'ha delle anche stats di attacco pazzesche, finalizzazione 94, potenza tiro 96, ottimi passaggi sia il corto che il lungo,
Agilità 80, equilibrio 82, reattività 94 e forza 91 sicuramente lo rendono abbastanza pesante e non agile, ma questo c'ha anche delle ottime stats difensive, quindi tanta roba da CDC, tanta roba da CC nel rombo, nel 4-4-2, con possibilità anche di dare una mano a quella che è la fase offensiva. Quindi questo Paulinho sicuramente io lo approvo, la nazionalità brasiliana gli dà anche una mano in campo di ibridabilità, però ovviamente questo qui necessita probabilmente di qualche icona per poter stare al massimo dell'intesa. Il prossimo è Hulk, che insomma, tre di piede debole, già parla molto chiaro, freddezza 88, quindi un parametro un po' così e così, 0 agile perché c'ha 99 di forza, equilibrio 68, quindi sarà praticamente un tronco, un bronzo di riace totalmente inamovibile con i micromovimenti. Statistiche di tiro non male, ma insomma, questo qui non lo andrei mai a comprare, magari lo potete piccare per utilizzarlo da super sub se vi volete divertire a tirare cannonate col buon Hulk, che sicuramente sono la specialità della casa. Stornato Augusto pure non è male, 1,86 m, normale normale, 4-4, accelerazione e velocità scatto un po' così e così, però un'ottima potenza tiro, un ottimo tiro dalla distanza, ottimi sia passaggi corti che quelli lunghi, un'agilità, equilibrio un po' così e così, buona reattività, buona forza, quindi questo vuol dire che comunque risulterà abbastanza pesante. La freddezza qui siamo proprio al limite perché 81 mi puzza veramente in maniera non indifferente. Questo qui non ce lo vedo bene da mediano, magari da CC, ma neanche probabilmente, visto che è poco agile, una freddezza un po' così così, e in fase realizzativa non è che sia in questo gran campione. Oscar, 1,81 m, 4,3 m, un'ottima velocità, insomma per un centrocampista, buona potenza tiro, buona finalizzazione, ottimi anche qui entrambi i passaggi, ottima agilità, equilibrio e reattività, quindi questo sicuramente risulterà almeno agile, la freddezza anche qui siamo al limite. Questo qui, vi ripeto, ragazzi, questi sono tutti giocatori ovviamente che non bisognerei mai andare a comprare dopo Paulinho, che magari però vi potete ritrovare nei pick e andare a dare un tentativo, questo qui magari proprio nel rombo da CC, perché altro sicuramente non può andare a fare, visto che c'è anche 3 di piede debole, quindi sicuramente non può fare neanche il COC. Andando avanti abbiamo Zavi, 1,82 m, 4,4 m. Anche qui, freddezza 83, siamo veramente al limite. Agilità 99, 80 di equilibrio, reattività 88 e forza 83 lo rendono abbastanza pesante. Non credete che sia agile 99 perché non è così, sapete insomma come ormai valutare l'agilità di un giocatore. Ottima potenza tiro e finalizzazione, ottimo passaggio corto, buono e lungo, insomma. Una carta che sembrerebbe decente, ma non l'andrei a inserire assolutamente perché insomma 4-4 non è agile. Sapete bene le punte quest'anno, quali sono i requisiti che devono avere. Alex Teixeira anche sembra abbastanza sfizioso, 1,74 m, alto normale, 4-4, un'ottima freddezza, ottima accelerazione e velocità scatto, buona potenza tiro e finalizzazione, ottimo passaggio corto, buono e lungo. Questo qui, agilità 99, equilibrio 94, reattività 93, forza 84, ma per un giocatore di 1,74 m, comunque questo qui risulterà abbastanza girotto. Non saprei, magari questo qui potrebbe anche essere provato in fascia, per vedere se, insomma, almeno a correre. Un attacco a 2 anche volendo da pick, da sub, può entrare, ma insomma ovviamente non lo andrei ad utilizzare titolare. Jonathan, 4-5, anche lui sembra tanta roba, alto basso, 1,84 m, la freddezza un po' al limite, ottima accelerazione e velocità, buona potenza tiro e finalizzazione, ottimo passaggio corto, non il lungo. Agilità 93, equilibrio 82, reattività 85 e forza 90 lo rendono probabilmente un po' pesante anche lui, però sicuramente questo qui è una delle hidden gem di sta squadra. E secondo me può anche, come il buon Teixeira, essere messo in fascia, anche se comunque ha problemi di agilità. E sicuramente la punta magari la fa meglio quella singola e non in un attacco a due, dove magari l'agilità è un parametro un po' più necessario. Vabbè, direi che questi difensori, per quanto bustatissimi, si possono tranquillamente guardare così e farci una risata, perché chi di voi andrebbe mai a inserire Kim Min Jae nella vostra squadra, nonostante l'ottima velocità, l'ottima forza e l'aggressività, agilità addirittura 99, equilibrio 94, reattività 98 e ottime stats difensive, ma insomma totalmente inibridabile. Stesso ragionamento per questo Tang Miao, che sembra il gatto di Dagnolf. L'ottima Musina, insomma, veramente niente di che. Stessa cosa per il portiere, per questo Liang, che anche qui potete vedere il piqué della situazione.
E arriviamo, prima di passare alle A, Lukaku, a Elkeson, 4'4", 1,80 m, alto normale. Questo qui sembra sfizioso, 99 di accelerazione, 88 di velocità, ottima potenza tiro e finalizzazione, buona freddezza, agilità 92, equilibrio 85, reattività 86, forza 90, lo rendono comunque abbastanza pesante e non molto aggirotto. Però questo qui anche lui dovrebbe essere un obiettivo, se non erro, quindi se è un obiettivo potete provare a sbloccarlo, magari anche per buttarlo in futuro in un SBC. Se invece è proprio un SBC potete tranquillamente andare a evitarlo. Per quanto riguarda invece la conclusione del video, andiamo a parlare di Leao e di Lukaku. Leao c'è tanto hype, ho visto in giro, però è un 4-4 di 1,88 m, quindi quasi 1,90 m, un cristone. Ottima accelerazione e velocità, ottima potenza tiro e finalizzazione, passaggi un po' così e così entrambi. Agilità 93, equilibrio 73, reattività 90 e forza 95 lo rendono un tronco totale, ossia questo qui già 1,90 m con 95 di forza ed equilibrio 73, questo non si gira mai e inoltre viene spostato in maniera molto facile in quanto perde facilmente l'equilibrio a contrasto con i difensori avversari che sapete ormai a questo punto del gioco essere molto aggressivi e quindi facilmente riescono ad agganciare i vostri attaccanti e quindi al buon Leao farlo partire per il Portogallo e rimandarlo in vacanza, quindi io lo eviterei veramente perché comunque un SBC costa e insomma meglio João Pedro che gratuito a quel punto. Arriviamo a Lukaku, 3 di mossa abilità, 4 di piede debole, 1,90 m, quindi anche lui un catamarano, come ha detto Dandy, veramente enorme. Accelerazione 80, velocità 99, quindi parametri un po' boostati, non vi aspettate che sia veloce così come rende la carta. Ottima finalizzazione e potenza tiro, ottimi passaggi. Agilità 71, equilibrio 60, rettità 99, forza 99, raga. Questo qui praticamente si sposta con lo stesso meccanismo con il quale da piccolini voi andavate a mettere il gettone dentro quella macchinetta che con il braccio che prendeva la palla cercavate di buttarla nel buco per vincere il pallone. Quindi questo praticamente lo dovete solamente prendere dall'alto e spostare, teletrasportare in una zona del campo all'altra. Quindi evitatelo anche lui, visto che comunque si tratta di una SBC, costa, c'ha il suo costo, quindi andrei tranquillamente a bypassarlo. E niente, quindi per quanto riguarda Eredivisie, Cina, Leao e Lukaku è tutto. Ci vediamo dalle 12 alle 16 su Twitch ogni giorno. E nulla, raga. Un saluto e alla prossima. Peace.